Ciao a tutti, sono Moco88. Oggi finalmente, dopo un po' di tempo, riesco a fare una recensione su un prodotto dei My Little Pony. Precisamente si tratta della seconda serie di Blind Bag dei Cutie Mark Crew. Purtroppo nei negozi di giocattoli la presenza e la distribuzione dei giocattoli riguardanti My Little Pony si è un po' fossilizzata, nel senso che le novità che stanno uscendo sia in America che nel resto dell'Europa, qui in Italia non sta proprio vedendo la luce. My Little Pony purtroppo ha un fortissimo calo di interessi qui in Italia. Inaspettatamente sono state trovate le blind bag della seconda serie dei My Little Pony Cutie Mark Crew, che tra parentesi la serie numero 1 non si è mai vista in Italia, quindi è arrivata la 2 così da blé, presso il supermercato Hyper. Questa cosa mi stupisce sempre molto che i negozi di giocattoli non siano aggiornati con le novità che appunto magari ci sono nel resto d'Europa, mentre i supermercati appaiono con questi prodotti. Ma vabbè, insomma, questa è una mia perplessità, probabilmente il resto delle persone non si pongono il problema. Quindi io mi sono assolutamente recata correndo alla velocità della luce a prenderne alcune. Prima di tutto perché ci sono dei personaggi di questa seconda serie che ci tenevo ad avere e secondo luogo perché appunto volevo farci un video per voi, visto che vi ho recensito tutta la prima serie e anche i set. Questa volta non ho preso tutta la scatola che contiene tutti e 24 i personaggi, perché alla fine, nonostante i My Little Pony Cutie Mark Crew mi piacciono molto, ho notato che la seconda serie è composta dagli stessi personaggi, a parte new entry che sono due o tre, che infatti le vedremo, ma per il resto sono gli stessi personaggi, semplicemente con un accessorio diverso. E per quanto carini, pucciosi e kawaii, sinceramente di spendere una marea di soldi per avere alla fine gli stessi personaggi ma con accessori diversi non mi andava molto. Andando avanti, perché io come al solito mi dilungo nei miei discorsi, guardiamo prima di tutto il packaging. È uguale a quello della prima serie, solamente che il colore questa volta non è più fucsia ma viola scuro. Questo simbolo ci indica che si tratta della seconda serie. Il simbolo di questa serie sono tre palloncini, anche perché il tema è Friendship Party, ovvero la festa dell'amicizia. Direi che riguardo al packaging è tutto qui, quindi andiamo a vedere i nostri nuovi personaggi. Allora, un nuovo personaggio di questa seconda serie è niente po' di meno che Princess Luna. E questo è lo sfondo, con questa fontana con le stelle, un tavolino con del punch e dei frutti. Infatti il suo accessorio è questo recipiente, forse di vetro, insomma, di quelli eleganti che si trovano sulle tavole imbandite, però purtroppo, anche se insomma c'era da aspettarselo, Princess Luna è semplicemente un recolor di Princess Celestia. Il modello del personaggio è lo stesso, cambiano solo i colori. Ha il suo cutie mark qui dietro la sua aletta e a lei hanno dipinto i parazoccoli davanti, perché sennò Princess Luna si arrabbiava, anche se comunque la precisione della decorazione non è perfetta, però insomma apprezziamo l'impegno, anche se la povera Princess Celestia non si merita queste cose. Comunque molto carina e sono contenta che Princess Luna si vada ad aggiungere alla famiglia dei Cutie Mark Crew. E ecco qua la card da collezione. Guardate com'è adorabile il disegno di Princess Luna. La frase di Princess Luna è "Ponies are over the moon for a yummy punch". In sostanza, i pony sono al settimo cielo, ma qui c'è un gioco di parole con luna invece che cielo, per il suo delizioso cocktail. Un'altra new entry della serie 2 è il nostro carissimo e fedelissimo Big Macintosh.
per gli amici Big Mac. Yup. Guardate lo sfondo, che carino! Siamo in questo vicolino con di lato un negozio che vende cioccolatini. Infatti il nostro Big Macintosh è un cioccolatino vivente che ha la sua cartina bianca e c'è questo cioccolatino con le decorazioni rosa. Sembra molto buono. E questo è il nostro Big Macintosh. Mi sembra che sia semplicemente un recolor di Shiny Armor. Però vabbè, insomma, Big Mac è carino, c'ha comunque la sua espressione sempre molto languida, con il suo cutie mark, è comunque molto carino e patatoso. Oh, anche il suo disegno è adorabile. A chocolate treat is his favorite. Yep. Ovvero che un cioccolatino è il suo dolcetto preferito e alla fine già. Altro nuovissimo personaggio, nonché personaggio glitterato, The Great and Powerful Trixie. Eccomi qua, sono arrivata. Applausi, prego. Ebbene sì, nella seconda serie abbiamo Trixie dentro il suo cappello da maga, diciamo, ed è l'accessorio che mi piace di più associato al suo personaggio. Anche qui purtroppo c'è da dire che Trixie non ha un modello tutto suo, ma appunto abbiamo sempre un recolor però di Rarity. Ma vabbè, insomma, sono comunque personaggi nuovi, quindi insomma ci accontentiamo, hanno il loro cutie mark, sono kawaii. Lo sfondo è anche questo adorabile, ovviamente il suo caravan che si porta in giro per fare i suoi spettacoli, è molto carino. La cosa che mi fa arrabbiare è che il disegno è nello stile appunto del personaggio di Trixie, ma alla fine poi la figure è semplicemente un ricollo di Rarity. Ma vabbè, insomma, forse sono io che sono troppo pignola, non lo so. Comunque adorabile il disegno. E ho già scritto "She entertains at the party with her magician tricks", ovvero che lei intrattiene il pubblico durante la festa con i suoi trucchetti di magia. Altro personaggio nuovo che aspettavo tantissimo in questa linea Cutie Mark Crew, Starlight Glimmer. Abbiamo una cucina, suppongo, con un tavolo, con una torta a tre piani che sembra veramente buonissima per la festa dell'amicizia più bella che ci sia, e basta, pentolame. Infatti la nostra cara Starlight è dentro la torta che ha appena fatto. Probabilmente esce dalla torta e fa surprise, ma quella dovrebbe essere Pinky, non Starlight, però vabbè. È molto graziosa la torta a tre piani con queste decorazioni che purtroppo sul retro non sono state dipinte, ma vabbè, pazienza. Come sappiamo Hasbro ama fare le cose a metà. Questa è Starlight, che tristemente è uguale a Trixie e a Rarity, insomma l'abbiamo capito, i modelli sono pochi. Comunque ha il suo cutie mark che mi sembra leggermente un po' sballato, ma forse non c'era spazio abbastanza, boh. Mi piace comunque moltissimo Starlight in questa versione cutie mark più, perché è molto pucciosa. Oh, anche qui il disegno di Starlight è adorabile e la sua frase è "Her new friends appreciate her cake making skills for their party", ovvero che i suoi nuovi amici apprezzano molto le sue capacità culinarie, o comunque le sue capacità nel preparare una torta per la festa. Vorrei anch'io avere una Starlight Glimmer personale che mi prepara una torta. Poi diciamo che questi sono degli extra che ho preso, perché alla fine non sono esattamente dei personaggi nuovi, ma ci tenevo ad averli. Pinky, semplicemente perché aveva come accessorio suo Party Cannon, è troppo carina. E ovviamente lo sfondo della sua capsula è l'interno, mi pare, del castello, con appunto il Party Cannon che ha appena sparato con ghiandole ovunque, un tavolino con dei regali e dei palloncini. È qui la festa, oh yeah! Che è adorabile in questo disegno con il suo Party Cannon. C'è scritto "The ultimate party planner always brings her Party Cannon", ovvero
La migliore organizzatrice di feste porta sempre con sé il suo cannone da festa, comunque cannone sparacoriandoli, che banalmente io chiamo comunque anche in italiano party cannon. Ed infine, altro personaggio nuovo, perché anche lei poverina è semplicemente un ricordo di Fluttershy. Questo è lo sfondo, è un po' strano perché c'è una valigetta con un orologio, degli occhiali scuri e dei baffi, come se qualcuno si stesse travestendo per non essere molto riconoscibile. E poi c'è un vasetto di vetro con delle caramelle e ci sono anche caramelle sparpagliate per la stanza. Ed ecco qua Bon Bon, ovvero Fluttershy con i capelli viola. Però il suo accessorio è comunque molto carino, è una caramellona gigante gialla con le strisce blu. Suede Drops, comunemente conosciute come Bon Bon. It's so sweet of her to drop by with candy for every pony. Lei è così dolce perché porta le caramelle per ogni pony. Caramelle per tutti, yeah! Ah, a proposito, dietro ogni card c'è la checklist dei 24 pony da collezionare. Li vediamo velocemente così per farvi un'idea degli altri personaggi. C'è Rarity con un pacchetto regalo molto carino. Poi c'è un altro personaggio che è tirato, che in questo caso è Pinky Sea Pony, con un palloncino a forma di cagnolino. Fluttershy con un palloncino. Princess Cadence con una coroncina, Rainbow Dash con un biscotto che sembra un Oreo, ovviamente Princess Celestia con un vestito, Applejack con una coppa di gelato, non lo so, Twilight con una fetta di torta, Minnie Scratch con un altro pacchettino regalo, Rarity in una scarpetta di cristallo a mo' di Cenerentola, Sunset Shimmer in cupcake, Rainbow Dash con un pretzel, Fluttershy con un altro vestitino, gonnellina, Pinky con una torta, credo. Rainbow Dash Sipony con... che cos'è quella roba lì? Un vaso? Un cestino? Vabbè, insomma. Fluttershy Sipony con un bicchiere con una cannuccia. Applejack Sipony con quello che mi sembra un banana split, ma non lo so. E Twilight Sipony con un altro dolce. Mentre questi sono i set... In questo set il personaggio nuovo è Photo Finish Equestria Girls, mentre in questo c'è Lyra. In conclusione posso dire che questa linea dei My Little Pony Cutie Mark Crew continua a piacermi. In questa seconda serie di Blind Bag ci sono dei personaggi nuovi che sono adorabili, anche se purtroppo sono le color dei personaggi principali, non ci sono dei modelli di personaggi nuovi. Li consiglio tantissimo agli appassionati come me dei My Little Pony e soprattutto agli amanti di questa nuovissima linea Cutie Mark Crew. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa seconda serie di Blind Bag dei My Little Pony Cutie Mark Crew. Se le avete trovate, le avete prese, quale personaggio avete trovato e qual è il vostro preferito di questa seconda serie. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, se non siete ancora iscritti, se vi va iscrivetevi e non dimenticatevi di schiacciare la campanellina per ricevere le notifiche di tutti i video che usciranno presto. Anche per oggi è tutto, ci vediamo in un prossimo video, non saprei che altro dirvi se non... Stay kawaii!